Ciao, buongiorno, come state? Bene, tutti bene? Ah, siamo insieme come sempre per il post e il dopo. Oggi martedì ero veramente molto estiva. Sì, perché ho detto basta, non mi interessa che ci sia il sole o non ci sia il sole, basta, siamo a fine maggio, non è possibile che io non riesca ancora a tirare fuori gli abiti estivi. E allora ecco che ho deciso che l'abbigliamento poteva essere adatto ed adeguato, ma poi insomma, abbiamo parlato di erbe e di spezie perché, come vi dicevo, sono stata a Quintessenza, questa bella manifestazione di erbe e di spezie, e appunto ho avuto modo anche di raccontare insieme a un nutrizionista la domenica mattina. Sì, Bruce Baldo è molto interessato alle erbe e alle spezie, devo dire la verità, che mi ha insegnato tante cose, tra queste, come ha raccontato anche Afonso, insomma, questa mattina, tra queste anche quelle di utilizzare le spezie per eliminare un po' il sale in cucina, vero? Ma le spezie vengono utilizzate non solo per colorire il piatto o dare un gusto particolare, ma vengono anche utilizzate per il nostro benessere, antiossidanti, anticancerogeni, prevenire anche un po' e curare dipende anche in che modo e a quale stadio, però ad esempio il diabete, piuttosto che essere dei grandi antinfiammatori. E lì ho scoperto che la curcuma, che a me ad esempio non è che piace tantissimo, però va molto bene chi è malato di cuore, ma anche chi ha avuto delle patologie cancerogene, oppure la cannella è anche un'altra di quelle spezie che, se utilizzate, no, nella dose giusta, nella quantità giusta, ci permettono anche di andare ad agire su chi soffre di diabete. Sicuramente, come ogni cosa, bisogna un pochettino affidarsi ai dottori, ma un nutrizionista ci può dare anche qualche consiglio, e ce lo può dare, principalmente anche se utilizziamo dei farmaci, perché ho anche lì scoperto che molte spezie, se utilizzate con determinati farmaci, possono andare o a diminuire o aumentare quello che è l'effetto del farmaco stesso. Ecco perché magari se andiamo da un nutrizionista, magari se siamo sotto terapia, ricordiamoci di portare anche i tipi di farmaci che utilizziamo. Ma detto questo, tante sono state le vostre, diciamo così, avete chiacchierato molto su erbe e spezie. La cosa che mi è piaciuta, che mi avete dato anche dei consigli, ad esempio, se conoscevo il sommacco, che non conoscevo, e mi è stato detto, Eugenio, insomma, di utilizzarlo anche con l'humus. Sono tutte cose che io, insomma, sono un po' più tradizionalista, quindi faccio un pochettino più fatica, se vogliamo, a scegliere anche questi cibi, ma ci sta, insomma, in un periodo di multietnia è giusto anche provare un po' di tutte queste erbe, queste spezie, e quindi di metterlo con l'hummus e poi magari metterlo su una pianina o sui crostini, come dicevo io, anche se lì magari, insomma, chi ha dieta, magari il crostino forse ne fa anche a meno. E poi perché la naturista, ad esempio, ci parlava di alimurgia, che non sapevo cosa fosse, in realtà è una scienza che studia le erbe praticamente dei campi, e lì mi è venuta in mente mia suocera, che lei, insomma, di erbe di campi ne ha utilizzate tantissime, e quando andiamo insieme gli dico sempre: oh, mi raccomando, insegnami, che poi io non ci capisco mai niente, insegnami, però mi raccomando, quello che ci dai da mangiare che sia buono e che non ci faccia star male. Lei dice sempre: ah, no, fidatevi, fidatevi, no, ci fermiamo, fidiamo, infatti siamo ancora qui, quindi fino adesso tutto bene. E poi abbiamo parlato di luppolo, visto che ho imparato a conoscerlo con mia suocera, questo luppolo che è buonissimo, il lupertin, che insomma si fa la frittata, si fa il risotto, ed era anche un po' il menù di Mega Naturista. E comunque sia, insomma, abbiamo capito che arrivavano sì anche dall'antichità l'utilizzo di queste erbe e queste spezie. Sicuramente avevano altri utilizzi, ma siamo portati avanti e abbiamo imparato anche in questo senso a conoscerle e a utilizzarle. Detto questo, chiuderei con il brano che siamo andati ad ascoltarci di Simon & Garfunkel, che ci è stato suggerito da Roico, che parlava appunto di erbe officinali e spezie nel Medioevo, quindi anche questa ballata un pochettino
pop folk, e che appunto all'interno raccontava anche un po' particolarità, le proprietà benefiche di alcune di queste erbe, ma anche legate più al sentimento e all'amore. Vi invito ad andarlo a sentire, era Scaramouche Fair. Di Simon & Garfunkel. Con questo, dicevo, vi saluto, ci aggiorniamo insomma prossimamente come sempre qui. Il martedì, questa settimana avevamo scombussolato un po', infatti era mercoledì, non martedì la vostra diretta, avevo detto martedì, no, in realtà è mercoledì, vedete, fissa sul martedì, non mi ricordo neanche quando l'abbiamo fatto, no, era mercoledì, ma la prossima settimana torneremo insieme. Come sempre il martedì per raccontare ancora altre cose, chi lo sa se riuscirò insomma ad andare a visitare anche questo orto botanico che vi dicevo tra Piemonte e Liguria, anche particolare perché ci sono tantissime tipi di spezie, di erbe che arrivano da tutto il mondo, sarebbe interessante insomma portarvelo a conoscenza visto che è un argomento che è piaciuto molto e che è stato molto a cuore. Va bene, ci salutiamo come sempre, seguitemi anche su Patreon, sulla nostra radio. Vi mando un bacio, vi abbraccio e mi trovate qui. Ciao!